In pratica, come si modula il tono relativo? Studiamo i movimenti del basso dal modo maggiore al minore. Il basso tocca una delle quattro note della settima ridominante della nuova tonalità e su questa nota si costruisce l'accordo modulante. Una nota importante: a partire dal prossimo esempio, i gradi segnati sotto alle note del basso saranno i gradi effettivi della scala in cui si sta operando e non i gradi fondamentali. Per esempio, in tonalità di Do maggiore, il Mi al basso sarà indicato come terzo grado e non come primo in primo rivolto. Questo tipo di classificazione dei bassi si rifà alla scuola napoletana del Settecento che teorizzò la regola dell'ottava da applicarsi al basso continuo. Vediamo i movimenti del basso. Tonalità di Sol maggiore. Sol, Fa diesis, Mi. Il Sol è considerato primo di Sol. Il Fa diesis secondo di Mi e su questa nota si costruirà l'accordo modulante. Sul secondo che va a primo si costruisce l'accordo di settima in secondo rivolto, 3-4-6. Adesso abbiamo Sol, La, Sol. Sol primo di Sol, La quarto di Mi, Sol terzo di Mi. Sul La abbiamo costruito l'accordo di settima di dominante in terzo rivolto, 2-4-6. Adesso abbiamo Sol, Si, Mi. Sol primo di Sol, Si quinto di Mi. E Mi tonica nuova. Altro esempio, Sol Re diesis Mi. Sol primo di Sol, Re diesis settimo di Mi. Sul settimo di Mi faremo il primo rivolto della settima di dominante. Il prossimo esercizio da completare inizia in Sol maggiore, modula a Mi minore e poi ritorna a Sol maggiore. È diviso in tre frasi di quattro misure ciascuna. Nella ripresa A1 il tema dovrà essere un po' variato rispetto ad A e dare l'impressione di concludere il periodo musicale. Sol maggiore in tempo 2/4 con terzine alla sinistra. Che accordi si usano per creare una frase musicale? I gradi più importanti, primo, secondo, quarto e quinto, sono quelli più efficaci e che ci permettono di usare tutte le note della tonalità. Ma si possono usare anche altre triadi. Diamo qualche esempio di successioni. Primo, quarto, quinto, primo. Usiamo una successione di quattro accordi, questi potranno prendere una misura ciascuno. Se invece ne usiamo cinque, dovremo fare in modo che il secondo quinto o il sesto quinto facciano parte della stessa misura. In questo modo potremo rimanere nell'ambito di quattro misure. Qualche esempio con cinque accordi. Nell'esercizio che segue completeremo il basso cifrato aggiungendo tre voci con la mano destra. Per collegare correttamente gli accordi è bene usare il moto contrario fra il basso e le parti superiori.
Prossimo esercizio è in 4 quarti, quindi metteremo due accordi su quasi tutte le misure. Di conseguenza avremo bisogno di una gamma più ampia di accordi. In questi casi è frequente nel primo grado passare dall'accordo perfetto al suo primo rivolto, per esempio da Do con 3-5 a Mi con 3-6. Nel primo grado si può passare dal 3-5 al 4-6 e poi ancora al 3-5, una sorta di oscillazione. Nel secondo e quarto grado si può passare dal 3-6 al 3-5 o viceversa. Nel quinto grado si può passare dal 4-6 al 3-5 oppure dal 3-5 al 7. Quinto grado. 6, 3, 5 oppure 3, 5, 7. Infine, una linea che segue un numero indica che lo stesso accordo si prolunga per la durata della linea. Nell'esercizio che segue completeremo il basso cifrato aggiungendo tre voci con la mano destra. E con questo è tutto, grazie per avermi seguito, alla prossima lezione.